Un saluto a tutti, sono Natron e bentornati sul mio canale. Continuiamo appunto, finalmente siamo arrivati ai laboratori Lambda, quindi al complesso Lambda. Adesso bisogna ovviamente fare, non mi ricordo nemmeno più cosa, per fare cose praticamente. Eravate anche voi nella sezione di ricerca sugli armamenti? E... Ho costruito io il cannone mio. Non riesco ad usarlo su una creatura vivente. Pensa un Voi po'. però non sembrate il tipo che si fa problemi ad uccidere. Tanto ormai. Tra militari cercano di farmi fuori. Gli alieni che fanno fuori chiunque li capita e tirano. Ormai ci ho fatto l'abitudine. Ah, lanciafiamme, presumo che sia. Minchia! No, devo attivare quest'arma, ragazzi, scusatemi tanto, Fantastico. Ok, abbiamo quindi ottenuto questa nuova... Ah, ok, praticamente il test... del coso... della puttana... Minchia! Boh, l'ho distrutto in 2 secondi, l'ho distrutto. Beh, buono, buono, buono. Comunque abbiamo ottenuto questa nuova arma. E abbiamo anche finito, tra l'altro, i colpi del fucile. Non va bene questa cosa. No, 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 no. Ah, ok, lo scendiamo su. Ah, vediamo un po' dove siamo capitati. Oh, ti sei bloccato? Merda. Potrei fare... Ok. Sì, quindi penso che ormai ritorniamo quindi ad avere a che fare con gli alieni. Con queste forme, queste creature aliene, visto che ormai i militari... Fortunatamente sono spariti, penso e spero. Allora, io me lo immaginavo che esplodiva. Ho detto, te la vedi questo affare appena lo tocco esplode e mi fa danno. No, penso magari uno che è una scatola grande dove può essere contenuto cose interessanti. No, cose esplosive ovviamente. E per forza, no. Sono cose esplosive. Beh, è utile, utile come arma. È utile, molto, molto, molto utile. Sa il fatto suo. Ah, spawnano in come se non ci fosse un domani, però, Proviamo ad andare di sotto. Vediamo che cosa c'è. Sicuramente bisognerà fare... qualcosa con questi cosi qua, Mamma mia, è brutto tunnel. Stretto poi. Sott'acqua, tra l'altro. No. Qua sì. Non mi dico... Ah, sì. Ok, ora do dobbiamo tornare indietro. Sì, perché tipo dovremmo aver perso elevato... O è stata tolta... O è aumentata dell'acqua. Non mi ricordo il livello dell'acqua, insomma. Non mi ricordo ora... bene cosa, ma... deve comunque aver fatto qualcosa, queste leve qua. Andiamo a vedere... di qua. Buongiorno signore.
Andiamocene da questo posto. Ha detto bene. Venga, venga, mi segua. Prima, è vero? Sì. Dovete attivare entrambe le pompe per raffreddare il reattore. L'ho fatto. Poi quella che poteva raggiungere ti condurrà al nucleo. Scommetto che è contento che io abbia quest'arma, non è vero? Allora, abbiamo. Dunque, credo di aver attivato soltanto due delle pompe, delle quattro, penso. Pompe. Penso, poi. Andiamo a vedere. Intanto ricarichiamo tutto, modino, armi, salviamo. E ora vediamo un attimo. Perché? Poveraccio, cosa ha fatto? Vabbè, guarda il tiro sono scienziato, ma non mi sembra a caso di offendere in questo modo. E però non mi ricordo. Coolant System. Che tipo di refrigeratore, una cosa del genere adesso. Che di qua praticamente. Esatto. Coolant System. Che è sto casino? Vabbè, pensaci tu, dai. E continuiamo a mancare delle munizioni, ragazzi, delle meravigliose munizioni del... Quale? Il suo o il tuo? No, perché il suo l'ho visto e l'ho anche sentito. Senti, quale colpo? Per informazione, no? Giustamente uno si chiede se dove sto andando io a parte, non so nemmeno cosa devo fare. Proprio a caso, cosa è a caso? Allora. Là c'è un altro. Allora, ritagli, se poi cosa anche, dai, giù. Ah, tu sei a scendere, presumo. Uno è andato. Quindi uno è stato... Ah, eccole qua, Pump e Tecuna, però se non mi dovevi mi ammazzano, madonna che lì ce l'ho fatto. Allora uno ci siamo, quindi ora bisogna andare a fare l'altro. E sto finendo, ragazzi, le munizioni di tutto, veramente di tutto. E scarseggiano. E finché c'erano i militari che comunque ti davano le munizioni, perché comunque usavano i fucili di... No, no, ti vieni con me, non aspetti nulla. E dicevo, finché c'erano i militari comunque che le davano le munizioni, perché comunque usavano i fucili d'assalto, quindi era normale che le davano, qua scarseggiano purtroppo. Evito tutto, non mi interessa. Passiamo dall'altra parte della barricata, praticamente. Casino, che casino. Allora, si vedete qua è abbassato, cioè è troppo basso, quindi bisogna attivarla di nuovo. Oh, cazzo. No, vaffanculo, non me l'aspettavo questo. Che cacchio, non me l'aspettavo questo affare qua. Ora so cosa mi aspetta, quindi mi preparo prima, giustamente. Cerco quindi di farli fuori immediatamente. Vedi? E ora...
Mamma mia. Vabbè. Però oddio, va bene i vapori. E brucia e fa male, capito, però un pochino di resistenza, Gordon, anche te. Scusa, puoi averla, Cazzo, l'ho visto all'ultimo. Allora, abbiamo attivato tutto, tutta l'energia di quello che praticamente dovevamo attivare alla scala di là. Bene. E quindi ora possiamo anche tornare tranquillamente indietro. Giustamente. Di nuovo. Non mi dire che questa era per spengere il vapore. Vabbè, vabbè. Dai. Dai, dai. È uguale. Sono stati un pelino male, però. Va bene, va bene. 69 va bene come quel punteggio di salute. Quello che non va bene invece sono le munizioni che stanno piano piano finendo, quindi che scossa, spero pronto a spararti. Imbecille che non sei altro. Imbecille che non sei altro. E quindi ora bisogna tornare, presumo, tutto quanto indietro. Cioè andare qua, qua su, praticamente. Dove va? Dove va? Vedi, eccolo di nuovo. Ma volta su. Vieni, giù. Voglio andare di... Ah, forse bisogna andare di qua di nuovo. Aspettate. Perché su non c'era più niente. Cazzo di... No, non so se devo andare di là o devo venire di qua. Allora, siccome qua è più sicuro, non si muore. Vediamo cosa dice il dottore. Un po' di schianto, subito assante. Adesso stiamo anche finendo i colpi di qua e... Specie anche tra l'altro. Mamma mia, allora facciamo così. Credo che bisogna andare ad attivare di nuovo questi, penso. Penso. Sì, sono verdi, vedete ora, funzionano. Cazzo. Però cazzo, eccoli, eccoli, eccoli. Ma non è pericoloso, tipo, stare qua. Sì, è pericoloso, bene. Perfetto. E no, io mi butto di sotto. Non mi interessa. Fuggo via di nuovo da dove sono praticamente venuto a sto punto. Ti ha detto che bisogna tornare di nuovo su ai laboratori di al complesso una volta attivato qua le pompis. Ok, se ah ok, quindi bisogna di nuovo tornare su. Che bastardi. No, il coso, il... Dai, però... Cazzo. E muori. E che cazzo. Ah, stavo su. Non va su. Non va su. Non va su. Come faccio a tornare su? Doc, come faccio a tornare su? Mi dica. Mi dica, mi dica, mi dica. Dov'è? Dov'è? Sì, posso darvi qualcosa per il dolore.
Meno male. No. Forse ho capito dove devo tornare su. Meno male, almeno lui ci ha curato, perché appunto di qua bisogna tornare su, da dove eravamo prima. Sarò qui e aspetterò il mio. Bravo. Così mi viaggi. Così mi viaggi. E salviamo a sto punto qui. E proviamo, è l'unica. Sì, ma un fango, ragazzi. Cioè, perché è un casino disumano, che cazzo. Ero lì per farcela. Solo che è un casino. Come vedete ha un coso, questo affare qua, ha un... Vedete? C'è un ordine di... apparizione. Cioè apparizione, secondo me vanno in un determinato ordine i... Questi raggi. Ah, salvo qua, almeno non devo starmi tutte le volte a fare. Che se io mi muovo dovrei riuscire a farcela, tipo a seguire questo esattamente. Esatto. Via subito, via. Mamma mia. Sta cominciando a diventare stressante, ma stressante veramente. Bellissimo, ma ora sta veramente diventando stressante. Faccio un po' di carica. Oh, i colpi di fucile, meno male. Addirittura 12, che generosità. Che generosità. Ah, supply, quindi andiamo a vedere lì. Supplies. E siamo praticamente al Rector Core, al B. Cos'era? Livello B. Ok. Ah, qua già abbiamo anche... Ok, potremmo vivere più a lungo se collaboreremo. Bravo. Tanto qua non c'è nulla. Come non detto. Biohazard? No, Hazard. O Biohazard. Vabbè, sì, tipo Biohazard, ma comunque... Ah, ok, questo è per quello. No, poi tanto li devo disattivare, che devo vedere dove mi portano. Il teletrasporto, porca miseria. Bella domanda. Guarda che non mi ricordo dove cacchio mi portano. Questo è il problema. Quanti scene, ragazzi. Ma vaffanculo, vai. Che avete rotto veramente, ragazzi, però, eh. Allora, ce ne sono una marea di... Allora, calmi un attimo, calmiamoci. Intanto abbiamo visto che cosa c'è
qua, più avanti nel livello. Torno qua, perché voglio vedere dove vado con questo. Mi portavo di qua? No. Che cavolo di senza... Ah, forse... Praticamente è tipo il tutorial che ti dice, ah, quando il teletrasporto funziona in questo modo. Giorno, io lo avevo anche capito fin... Vedendolo si capiva, c'era bisogno del tutorial. E allora bisogna andare avanti e affrontare tutti questi cattivoni che io però farei fuori. Bene. Non me lo ricordo più, ragazzi. Io veramente non mi ricordo cosa c'è qua, più niente. Ah, sì. Non mi ricordo. Cosa devo fare? Ora sì. Praticamente devo calcolare il tempo in cui questo qui arriva, in modo che io mi possa teletrasportare sopra così. E poi andare, penso, là in mezzo. Tipo così. A caso, a casissimo, a casissimo. Pensavo di perderci un sacco di tempo. Colleghi. Voi venite dal laboratorio materiali anonimi? Sì. Sì, vi riconosco. Ah. Ah. Bene. Bene. Sono famoso, sono famoso. Ho fatto un casino, ma sono famoso. Vabbè, tanto non mi dicono nulla, penso. Non credo che mi dicano tanto alla fine. Quindi... Che cacchio ho fatto? Ho fatto qualcosa? Forse sì. Sa che peggio di prima. Allora, andiamo di qua. Con il mio cervello e i vostri muscoli costituiremo un'ottima squadra. Ma dici? Faccia strada. Sono stato tanto d'impaccio? No, però... Io posso arrivare al massimo. Dovrete lasciarmi qui, Gordon. Però non... Avete capito che era l'ultimo sentimento? Sì, ho capito, ma non avevo... Cioè, non so cosa devo fare. Capito? Quello è il problema. Non dovremmo tentare di catturare un esemplare? Sì. Andiamo. Spero che sappiate che cosa state facendo. Penaro, non vi accorgerete nemmeno. Mi rifiuto di proseguire il suo passo. I miei colleghi. Ma venite davvero di qua, no? Lieto di aiutare un collega scienziato che quelle creature possono arrivare al massimo. E allora, ciao. Scusa. Se anche lui deve andare di qua, ragazzi, io non ci sto capendo più nulla. Però qua non c'è niente, vedete, cioè non
L'anno ci si manda perché è velenoso, quindi... Oddio, non mi ricordo più, madonna. Non saprei, non lo ricordo neanche. What? Qua non ce l'ho stato ancora. G-Man. Maledetto G-Man. Ok. Allora, è radioattivissimo. È radioattivo, infatti, sto morendo. Ah, ok, ah, un secondo. Porto 1, porto 2, porto 3. Capito. Quindi ogni questo ha un passaggio diverso. Quindi vado di qua un altro terzo. 3, ecco, ho capito ora. Porto 4, no, il risultato è stato. Vado qua. Però si torna indietro. Quindi non devo andare qua. Eh no, non andare qua. Oh, l'ho capito. Però bisogna sapere dove bisogna. Cioè, però sapere le sezioni dove andare. Io devo dire ormai. Questo punto alla prossima. Il prossimo episodio ormai è tardi. Quindi direi di chiudere qua l'episodio, ragazzi. E niente, ci vediamo, come ho detto prima, al prossimo episodio di Half-Life. Ciao a tutti!